Per secoli abbiamo sentito parlare di Sinbad il marinaio, il leggendario mercante di Baghdad. Più di 1000 anni fa, lui ed altri come lui viaggiavano alla scoperta di regni fantastici. Questi mitici esploratori arabi andavano alla ricerca delle grandi ricchezze dell'Oriente, attraversando quasi 10.000 chilometri di mare aperto. Ma le loro imprese non sono mai state dimostrate. Fino ad oggi. Una casuale scoperta nelle acque insidiose al largo dell'Indonesia rivela un fondale coperto di oro, argento e ceramiche. Potrebbe essere forse la prova di una cultura marinara diffusa in tutto il mondo molti secoli prima di quanto lo si ritenesse possibile. Il tesoro scoperto potrebbe svelare i segreti di due grandi mondi antichi e dei coraggiosi marinai che hanno osato unirli. Più di 1100 anni fa, un equipaggio internazionale di uomini prende il mare per affrontare un viaggio molto pericoloso. Stanno tornando a casa dopo l'incontro con la dinastia Tang in Cina. Portano con sé oro e ceramiche rare, create dagli artigiani cinesi del IX secolo, che tutto il mondo desidera. Per secoli, la Cina commercia con le terre d'Occidente attraverso la Grande Via della Seta. Ma quando la dinastia Tang è ormai al termine, questa strada diventa troppo pericolosa. Secondo la leggenda, i commercianti arabi scelgono il mare e creano una Via della Seta marittima. Con la nave ricolma di beni cinesi, di inestimabile valore, sono convinti che questo viaggio li renderà ricchi oltre ogni immaginazione. Sempre che sopravvivano alle insidie del mare. All'andata, dal Medio Oriente, raggiungono senza incidenti la Cina. Ma sulla via del ritorno prendono una decisione fatale. Qui, oltre le coste dell'Indonesia, le acque traboccanti di coralli sono così pericolose che i marinai hanno soprannominato questa zona la Baia Traditrice. Per ragioni che non sapremo mai, il comandante sceglie questa strada, ma perde la scommessa. La sua nave e il suo tesoro sono perduti per sempre. O così sembra. Isole Belitung, Indonesia. Circa 1100 anni dopo. Tilman Walterfeng arriva qui alla fine degli anni 90 in cerca di un tesoro sepolto. Di professione ingegnere, Walterfeng ha da sempre una forte passione per l'arte antica. Arriva in Indonesia a caccia di una grande scoperta. E nel 1998 riceve un'indicazione che potrebbe cambiare la sua vita. I pescatori del luogo trovano sul fondo del mare alcune ceramiche. Valutandone la forma, sembra che siano state realizzate tra il 600 e il 900 d.C., all'epoca della dinastia Tang. Se è davvero così, il ritrovamento ha un valore inestimabile. In Indonesia, la caccia ai tesori è un business da molti milioni di dollari. Walterfeng ritiene che non appena si spargerà la voce, molti altri cercheranno di raggiungere il relitto. Lui e la sua squadra devono agire in fretta.
Walter Feng individua l'area interessata. È Batu Itam, pietra nera, un angolo noto della barriera corallina. Ci troviamo proprio sopra la barriera chiamata Batu Itam. A 150 metri da qui c'è il punto preciso in cui il tesoro è affondato, a circa 3 chilometri dalla costa dell'isola di Belitung. Durante la prima immersione, Walter Feng scende a 17 metri di profondità. Nascosto sotto un cumulo di coralli, c'è qualcosa che assomiglia a un relitto. Appena ho visto i primi pezzi, ero davvero eccitato, perché avevo davanti a me qualcosa che nessuno aveva più toccato da più di 1000 anni. È stato un po' come sentire di aprire la tomba di un imperatore e di entrare in una piramide ancora inviolata. Walter Feng chiama Mike Flecker, un archeologo marittimo australiano che guiderà gli scavi. Il vaso era completamente sepolto. C'erano 1100 anni di sedimenti accumulati sopra. I coralli avevano attecchito sul ferro e sulle altre parti. Il relitto era completamente sepolto. Sotto gli strati di corallo ci sono infiniti vasi accatastati lungo i bordi, insieme a ciotole, piatti, brocche e gioielli. La squadra recupera circa 60.000 pezzi. La maggior parte di essi sono in ceramica, ma ci sono anche oggetti in oro, argento e bronzo. Il vascello era lungo circa 22 metri e anche molto largo, circa 7 metri. Abbiamo recuperato un'incredibile quantità di oggetti. Non so davvero come potessero essere stivati su una nave così piccola. Walter Feng e Flecker ritengono questa scoperta sorprendente. Non esiste nulla di scritto, non ci sono rapporti o testimonianze da parte di archeologi che si riferiscano a un naufragio di questo tipo, in nessuna epoca o luogo. I resoconti antichi raccontano di flotte arabe e persiane che attraversavano i mari asiatici, ma nessuna nave di quel periodo è mai stata ritrovata. La maggior parte dei relitti è andata distrutta dopo poche centinaia di anni. In questo caso, lo strato di sabbia che ha ricoperto la nave ha impedito al legno di danneggiarsi. Ogni dettaglio del relitto è una potenziale prova dell'esistenza di una via della seta marittima. Uno specchio di bronzo rappresenta una traccia inconfutabile. L'iscrizione infatti dice: fuso 100 volte nella città di Yanhu sul fiume Yangtze nel dicembre del 758. Non c'è dubbio che il tesoro appartenga alla dinastia cinese Tang, ma Flecker non vede l'ora di identificare l'epoca e l'origine della nave. L'analisi a radiocarbonio data i frammenti di legno dello scafo fra il 700 e il 900 d.C. Durante quel periodo, solo gli artigiani arabi e indiani costruiscono navi di questo tipo adatte alla navigazione negli oceani. I frammenti di legno forniscono una prova certa. Abbiamo prelevato alcuni campioni e li abbiamo inviati a diversi esperti per un'analisi. E sembra appartengano alla Fzelia africana. La Fzelia africana è un albero dal legno duro molto apprezzato dagli antichi costruttori di navi arabe. Si trova in tutta l'Africa, dal Senegal all'Uganda. Se l'origine è africana, è probabile che le travi venissero portate nei paesi vicini, come lo Yemen e l'Oman, assemblando poi lì la nave. La posizione dello scafo sul fondale permette a Flecker di determinare la forma dell'imbarcazione.
La struttura dello scafo è una prova evidente che si tratti di un tipico sambuco arabo. È lungo circa 20 metri, ha due alberi e una grande stiva, di solito riempita dai carichi di merce. L'equipaggio vive sul ponte, negli spazi rimasti liberi. Non c'erano mai stati ritrovamenti di questo tipo. Nessuno si aspettava di recuperare qualcosa di simile, né in Medio Oriente né in Indonesia. Incredibile. L'archeologo marittimo Nick Burningham ha dedicato la sua vita a ricreare il mondo marinaro del Medioevo. Flecker gli invia le prove raccolte dai frammenti di legno. Come molte navi arabe, il sambuco viene costruito senza nemmeno un chiodo. L'assemblaggio di tutta la nave richiede circa 200.000 punti di giuntura. In pratica, nelle assi contigue si fanno dei fori a 2 centimetri di distanza da ogni bordo, in tutto 4 centimetri. Questo complesso sistema di giunture lega le assi in modo che resistano anche in mari agitati. All'altezza del punto di congiunzione vengono inseriti dei pali di malaleuca che impediscono l'infiltrazione dell'acqua. L'aspetto più interessante del metodo delle cuciture è che se il vascello viene danneggiato, si possono togliere i legacci, sostituire le parti danneggiate e ricomporlo senza problemi. Invece, un vascello che utilizza i chiodi non può essere smontato e riparato velocemente. Quando la notizia della scoperta comincia a diffondersi, Walter Feng si mette in cerca di un luogo dove custodire il tesoro. Secondo alcuni, i pezzi non sono autentici. Per molti studiosi, il ritrovamento era eccezionale per essere vero. Gli esperti non riescono a credere che tutti questi frammenti provengano da una sola nave. Walter Feng viene perfino accusato di contraffazione. Ma il mercato d'arte mondiale non vede l'ora di poter comprare gli oggetti migliori. I grandi mercanti d'arte si mossero in fretta, ma cercavano di comprare i pezzi a stock. Le grandi case d'asta mostrarono un reale interesse, ma la maggior parte faceva pressione perché gli oggetti fossero venduti velocemente pezzo per pezzo. Così ho cominciato a sentire una responsabilità personale rispetto a questo tesoro. Era nelle mie mani e doveva essere conservato. Il valore assoluto del relitto di epoca Tang va ben al di là del tesoro in oro e argento. Ma se il carico viene disperso, la sua vera storia potrebbe non essere mai svelata. Quando oltrepassai la porta del deposito, sapevo già che quel tesoro era di grande valore, ma non sapevo dire quanto. Ed è stato solo dopo, quando sono arrivati gli studiosi, che abbiamo potuto vedere ogni oggetto con occhi diversi. Oggi direi che quel tesoro è un tesoro diverso a seconda di chi lo guarda. Per gli artisti si tratta di arte minore, ma di grande fattura, risalente a 1100 anni fa. Per gli storici è un puzzle perduto di storie antiche. La scoperta del sambuco arabo sta riscrivendo la storia di tutto il commercio marittimo. Ma fino ad oggi non si sa ancora nulla di coloro che sono a bordo o della loro meta definitiva. Chi conduce questa nave piena di tesori per quasi 10.000 chilometri? I racconti delle Mille e una notte narrano di Sinbad e del suo equipaggio che solcano i mari, commerciando in beni preziosi e ricavando grandi ricchezze. Chi sono i veri esploratori dell'epoca? Sinbad e i suoi uomini sono davvero esistiti? Go back and look at your...
Se facciamo riferimento ai racconti fantastici su Sinbad, ci troviamo di fronte ad un personaggio che era insieme un mercante e un comandante. Controllava qualsiasi cosa accadesse a bordo della sua nave. E doveva essere un uomo avventuroso se aveva deciso di rischiare tutto investendo i suoi possedimenti. Il comandante è dunque probabilmente un mercante arabo o persiano e impiega tutti i suoi averi per questo viaggio, sia per comprare la nave che per ingaggiare l'equipaggio. È convinto che il ricavato lo renderà enormemente ricco, più di quanto sia possibile immaginare. Il comandante recluta i suoi uomini un po' ovunque. È molto probabile che per commerciare nel sud-est asiatico si ricorresse a marinai indonesiani, malesi, thailandesi, forse perfino cinesi, sebbene quest'ultimi non fossero i più esperti. Oltre al comandante, l'uomo più importante a bordo della nave è l'ufficiale di rotta. Tutti contano su di lui per lasciare la Cina. La sua conoscenza delle stelle e dei mari è ciò che avrebbe tenuto tutti in vita. L'ufficiale di rotta era il secondo uomo più importante della nave e spesso eguagliava perfino il comandante in termini di gerarchia. Questi uomini affidano le loro vite ai monsoni e alle capacità dell'ufficiale di rotta. Secondo la leggenda di Sinbad, il viaggio comincia nel Golfo Persico a settembre o ottobre. I monsoni di nord-est spingono il Sambuco prima attraverso il Mar Arabico e poi giù fino all'India del Sud. Infine in Indonesia e poi attraverso lo Stretto di Malacca. Se il Sambuco riesce a sopravvivere agli insidiosi fondali corallini dell'Indonesia e alle tempeste del Mar della Cina, alla fine raggiungerà la costa orientale cinese. Le condizioni a bordo sono dure. Questo Sambuco è pensato per il commercio e poco più. Con un carico così grande e completamente stivato sotto il ponte, l'equipaggio lavora, mangia e vive all'aperto. Una scatola di legno riempita di sabbia serve da forno improvvisato. I pasti sono a base di pesce secco o fresco, quando possibile, riso comprato lungo il viaggio e acqua di cui si è fatto rifornimento in vista del lungo soggiorno in mare aperto. È probabile che il poco spazio non consenta una distinzione di alloggio in base ai ranghi. Il comandante e l'equipaggio mangiano insieme. L'unico privilegio del comandante è un ramo di palma che funziona da cabina e quartier generale per tutto il viaggio. La maggior parte dell'equipaggio dormiva sul ponte, poiché non vi era nessuna possibilità di ripararsi all'interno. Tutto veniva svolto all'aperto. Ed era lì che doveva trovarsi tutto il necessario. C'era una gran folla. L'equipaggio deve controllare con attenzione le vele fatte a mano. Le cuciture non sono raffinate e con il vento forte si lacerano facilmente. Ma è meglio perdere una vela che lasciare che una tempesta spezzi l'albero. I pochi oggetti personali sparpagliati sul fondo del mare danno un'idea della vita di bordo dell'equipaggio. Forse i marinai usano piccoli dadi di osso per giocare e far trascorrere le lunghe ore di navigazione. Ma c'è un elemento che lascia intendere quanto sia dura la vita di bordo. Il mare mosso e il lavoro pericoloso rendono gli incidenti frequenti e gravano sulle condizioni di salute dei marinai. Un uomo si è ammalato.
L'ufficiale di rotta brucia una resina aromatica per curarlo. Una resina intatta ancora oggi, 1100 anni dopo, lì, nella stiva del Sambuco. Ma per quanto aromatico, l'incenso non è efficace. La morte a bordo è un evento comune. Il comandante guida al mattino la preghiera del Corano. Il corpo viene avvolto in un lenzuolo bianco e gettato nell'oceano. Se durante il viaggio un uomo muore, nel primo porto verrà sostituito da un altro. Dopo quasi un anno di navigazione, i sopravvissuti raggiungono la meta. Il comandante e i suoi uomini hanno attraversato quasi 10.000 chilometri di oceano per arrivare qui, nel grande porto di Yanhu. Per secoli, la fortuna di Yanhu è legata proprio alla sua posizione lungo il fiume Yangtze. Dalle sue banchine le merci vengono incanalate verso i territori interni del nord. Oggi evoca ancora l'atmosfera della frontiera libera e selvaggia di molto tempo fa. Yanhu è il porto più importante della Cina. Oggi è vivace e attivo almeno quanto lo era 1000 anni fa, e forse ancora di più. È qui che avvenivano le operazioni commerciali con l'estero. C'erano navi arabe e anche navi indiane. C'erano quelle cinesi e quelle persiane. La città era un importante punto di passaggio sulla via marittima della seta. L'intenso traffico che vediamo qui è un buon esempio di quanto accadeva più di 1000 anni fa. Potremmo anzi paragonare Yanhu alla Las Vegas di oggi, o forse perfino a New York City. Infatti, non era una città famosa solo per i suoi commerci, ma anche per i suoi numerosi divertimenti. Yanhu vende qualunque cosa il resto del mondo desideri. Nel IX secolo, la Cina è diventata ricca grazie alle esportazioni. Ma le autorità Tang sono sospettose riguardo gli stranieri. Temono l'arrivo di nuove idee. La città è dunque un'area interdetta ai marinai stranieri. Un ufficiale Tang funziona da intermediario e tutti i commerci devono passare attraverso di lui. Il comandante viene trattenuto in città e non può muoversi liberamente. I cinesi allora avevano grande avversione per i costumi degli stranieri, ma più arrivavano in Cina prestando fedeltà all'imperatore, più quest'ultimo diventava una figura divina. Il comandante, così come i mercanti arabi, è forse sia un diplomatico che un uomo d'affari. È al servizio della corte Tang e consegna i doni preziosi che i regni vicini riconoscono come tributo. In cambio, ha la possibilità di commissionare i rari tesori che i suoi clienti bramano. Porcellane cinesi, oro, argento e spezie. Il mondo occidentale del IX secolo desidera ardentemente i doni naturali dell'Oriente. Tra le merci più ambite dai regni del sud-est asiatico, come Giava e Sumatra, vi sono rare spezie, come l'anice stellato. Durante le immersioni, curiosamente, in almeno due zone sul fondale ci siamo ritrovati a scavare in un mare di anice stellato. Era sopravvissuto sotto i sedimenti. Il comandante può vendere le spezie cinesi al sud-est asiatico e i beni asiatici agli indiani, e così accade con qualunque cosa riesce a comprare lungo il suo viaggio attraverso il Medio Oriente. Ogni porto in cui si ferma è un'occasione per acquistare ricchezze e far tesoro delle sue tante avventure in terre straniere.
Ottobre, è tempo di partire. Mentre il comandante prega per un sicuro ritorno a casa, l'equipaggio stiva il carico in imballi di paglia e grandigiare. Ogni possibile centimetro di spazio è occupato con merci da vendere. Il comandante può solo sperare che il vento porti lui e i suoi uomini nel lontano Medio Oriente, vivi. Quando i monsoni cambiano direzione, soffiano da nord-est e spingono il sambuco sempre più lontano dalla Cina, verso l'Indonesia. Il viaggio comincia. Ora il comandante e l'equipaggio dipendono completamente dall'abilità dell'ufficiale di rotta. Il suo lavoro è fondamentale, ma ha pochi strumenti a disposizione. A quei tempi, le bussole magnetiche o le mappe geografiche non esistono ancora. Deve tenere la rotta contando solo sulle terre visibili e le stelle. Raccoglievano campioni di acqua in zone diverse da usare come punti di riferimento, oppure osservando il tipo di uccelli e di animali marini. Usavano fonti di informazione molto varie e la navigazione con le stelle era solo uno dei metodi usati. Conoscevano molti trucchi. L'ufficiale di rotta è tenuto in grande considerazione dagli altri marinai. Di notte misura la latitudine con un kamal, che viene stagliato contro l'orizzonte. È un rettangolo di legno attaccato a un pezzo di spago e misura l'allineamento con la stella polare. È la scienza migliore allora disponibile, ma è molto imprecisa. Il mare in tempesta, per esempio, cancella l'orizzonte. Le nuvole nascondono la posizione delle stelle. Un solo errore e tutta la nave e il suo tesoro andranno perduti per sempre. Sono passati 10 anni da quando Walter Feng ha cominciato gli scavi del tesoro al largo dell'isola di Belitung. Conservare e studiare i preziosi reperti costa milioni di dollari. È stato un fardello davvero enorme. Nessuno si aspettava che la conservazione e lo studio di questi reperti potesse prendere così tanto tempo e così tanto denaro. Anche se è stato deciso di cercare un unico compratore per tutti i 60.000 pezzi, ogni reperto deve comunque essere pulito e desalinizzato, rimuovendo 1.100 anni di depositi. Capii che era disposto a vendere tutti i suoi averi pur di trovare le risorse. E mi ripetevo spesso che chiunque altro avrebbe solo preso i pezzi migliori e li avrebbe venduti senza preoccuparsi dell'intera collezione. Finalmente, Walter Feng trova il compratore giusto. È il governo di Singapore, che promette di comprare l'intera collezione. Il prezzo, 32 milioni di dollari. È una cifra record nel mercato asiatico dell'arte. I tesori della nave possono ora essere studiati come collezione e alla fine esposti al pubblico perché tutti ne possano apprezzare l'inestimabile valore. A più di 1.100 anni dalla sua scomparsa, il tesoro ora è di nuovo al sicuro in un deposito di Singapore. In queste due file che vediamo sono conservate più di 1.200 anfore e non è che una piccola parte di quanto è stato trovato a bordo del relitto di Belitung. Le ceramiche trovate sulla nave sono più di 60.000. Per darvi un'idea, oltre a queste due file ce ne sono altre 27 ugualmente piene.
È molto probabile che il viaggio commerciale di quel tesoro fosse molto diverso da quelli più comuni del IX secolo. Era probabilmente un carico unico. Intendo dire che non tutti gli anni venivano trasportate 60.000 ciotole cinesi. Forse un trasporto simile accadeva una volta ogni 20 anni. Le ceramiche diffuse sul mercato mondiale hanno offerto agli studiosi una finestra sul passato. Ogni giara contiene dozzine di ciotole identiche, piatti e tazze ammassate una sull'altra, alcune marchiate con l'anno di produzione, 826 d.C. Sono tutte prove evidenti di un commercio su ampia scala. Gli artigiani cinesi, anzi, usano tipiche decorazioni islamiche per soddisfare i gusti degli acquirenti arabi. Tre piatti, per esempio, sono decorati con uno stile tipico della Mesopotamia e colorati con il cobalto che viene dall'Iran. Secondo gli storici, i cinesi cominciano a produrre questo genere di piatti nel XIV secolo. Ma il carico di questo sambuco dimostra che ciò avviene già almeno 500 anni prima. Questo tesoro è dunque una fonte inestimabile di conoscenze e scoperte, ma 1100 anni di acqua salmastra e corrosiva hanno lasciato il loro segno su molti di questi oggetti delicati. Alcuni pezzi sono completamente coperti dai coralli ed è impossibile decifrarne i disegni. I restauratori non riescono a capire dove finiscano i coralli e cominci l'oggetto vero e proprio. I raggi X rivelano una rara bellezza sottostanti i sedimenti che potrebbe fornire informazioni fondamentali. I raggi X aiutano molto. Per esempio, se diamo un'occhiata a questo oggetto, non riusciamo a distinguere i diversi gradi di corrosione. A occhio nudo non si vedono. Ma se si usano i raggi X, allora si può individuare esattamente la superficie originaria. I reperti emersi dalle acque delle isole Belitung sembrano essere tra gli oggetti più raffinati della Cina. Per esempio, c'è una brocca a testa di serpente alta più di un metro. Braccialetto d'oro, dei piatti e una tazza ottagonale. Una fiaschetta in argento incisa con due uccelli che probabilmente sono un simbolo d'amore. Era forse un regalo di nozze? La vastità di questa collezione Tang è ancora senza eguali e questo tesoro sta riscrivendo la storia. La scoperta del vascello e del tesoro Tang è sia un mistero che un sogno. Ci vorranno generazioni e generazioni di ricerche per trovare tutte le risposte alle domande che ci pone. Il professor Qi ci conduce nel deposito dove sono custoditi i pezzi di maggior valore. Ciò che stiamo per vedere qui è davvero molto interessante. Su questi piatti vi è inciso il simbolo della svastica. Non era certo consueto durante quel periodo. E questo mi sorprende molto. E vi sono disegni simili anche sulle porcellane e sulle ceramiche. Tutto questo non può che dare avvio a nuove ipotesi di studio. Dobbiamo partire da un assunto. Questi oggetti erano prodotti apposta per il mercato estero? Gli stranieri ordinavano di proposito questi oggetti agli artigiani cinesi? Questo piatto d'oro è stato ordinato da un mercante arabo o da un re di Giava?
O era un regalo dell'imperatore Tang a un altro sovrano? Tra gli oggetti più preziosi c'è questa tazza d'oro. È di rarissima bellezza. Ha 8 lati, una forma molto rara nella tradizione cinese. Se poi guardiamo da vicino le figure disegnate, si nota che molte sono danzanti oppure hanno in mano uno strumento. Se osserviamo la loro postura, è chiaro che si tratta di una danza tipica del Medio Oriente. Nella Cina dei Tang, la maestria artistica necessaria a produrre oggetti di questa fattura è quasi segreta e passa di padre in figlio. L'apprendistato di un orafo dura almeno 4 anni, solo per imparare le tecniche di base. Soltanto i migliori sono in grado di produrre tazze come queste, di oro puro, dal peso di 624 grammi. Potrebbe essere un regalo dell'imperatore cinese a un sovrano del Medio Oriente. Forse il comandante arabo riceve un ordine segreto dalla corte Tang per consegnare l'oro nel regno vicino. Non credo che un commerciante comune o un marinaio avrebbero potuto trasportare prodotti in oro come questi. Probabilmente era opera del comandante, non di un uomo d'affari comune. Sono merci troppo preziose e troppo costose. La Cina limitava l'esportazione delle sue riserve di oro prezioso. Non sapremo mai perché questa nave venga caricata di un tale inestimabile tesoro. Può trattarsi di commercio illegale? Forse il comandante è stato corrotto da un ricco mercante per contrabbandare queste merci, qualcuno cioè che avrebbe pagato qualunque cifra pur di ostentare i più rari tesori cinesi. Forse non lo sapremo mai, ma una cosa è certa. Lo studio di questi tesori richiederà anni interi. Ho avuto modo di incontrare molti esperti che sono arrivati qui da tutto il mondo chiedendo di vedere il tesoro. È da loro che abbiamo dedotto che si tratta di un tesoro inestimabile. E come dissi una volta a qualcuno a Singapore, mi ci vorrà tutta la vita per studiarlo. E questa persona si voltò verso di me e con un'espressione molto seria mi disse: in verità ci vorrà non una, ma molte vite, alcune generazioni. Mentre gli storici dell'arte si concentrano sul tesoro, altri esperti esaminano il destino della nave e del suo equipaggio. A metà ottobre, il Sambuco, carico del tesoro, lascia le coste della Cina verso il Medio Oriente. Ma la nave compie un improvviso cambio di rotta e si dirige a sud, verso Giava, nella direzione opposta. Gli esperti sono divisi su questo punto. Perché il comandante prende questa fatale decisione? Dove si stava dirigendo? Questo è il dilemma. Il vascello si trovava vicino alle isole Belitung, ben al di fuori della normale rotta commerciale che passa dallo stretto di Malacca. Forse sono obbligati ad aspettare un vento favorevole che li riporti a casa. O magari devono fermarsi in attesa di un tempo migliore. Burningham ritiene che il comandante possa non avere altra scelta. Ci sono anni in cui i monsoni si abbattono molto più forte. Le nuvole nere e una forte pioggia battente durano per molti giorni e la visibilità è scarsissima. E il problema non sono tanto i danni causati dal vento, ma il fatto che non è possibile affrontarlo, mettersi cioè contro vento. Si può solo seguirlo. Forse era questa la ragione per cui vennero spinti verso l'isola Belitung, senza sapere dove fossero. O forse lo sapevano fin troppo bene.
Forse Belitung è il porto più vicino in cui il comandante si possa fermare pagando una tassa locale. O forse gli uomini sono in mare da più di un mese quando raggiungono l'isola e il cibo e l'acqua scarseggiano. Erano ad un miglio dalla riva. Forse stavano pescando. Abbiamo trovato reti da pesca, piombini e cose simili. Può darsi dovessero fare rifornimento. Qualunque sia la ragione per cui si trovi qui, l'equipaggio sceglie un posto pericoloso per fermarsi. A migliaia di chilometri da casa, in un mare straniero, si rendono conto di essere entrati nella baia traditrice. Gli uomini del prezioso Sambuco hanno scommesso tutto sul viaggio che li riporta a casa attraversando l'Indonesia. Il perché nessuno lo saprà mai. Ma questa decisione li condurrà al disastro. Si diressero nelle acque indonesiane ed era molto poco probabile che l'ufficiale di rotta o il comandante avessero già viaggiato nel Mar della Cina, ovvero in zone molto insidiose che richiedevano conoscenze che solo i locali avevano, soprattutto rispetto alla collocazione dei coralli. Quando il Sambuco oltrepassa Sumatra, deve imboccare la pericolosa strettoia delle isole Belitung. Il piccolo canale è pieno di coralli. Anche oggi i pescatori temono questo stretto. Qui, lungo la costa, dalla riva fino a una distanza di 5 chilometri, il fondale è pieno di coralli, quindi è una zona molto pericolosa. I bassi fondali richiedono manovre delicate. Il sole si riflette sull'acqua o le nuvole impediscono la visibilità e anche esperti marinai possono trovarsi in difficoltà. Probabilmente bordeggiarono. Per questo si spinsero vicino a Belitung. In questo modo volevano tenersi lontano dai coralli presenti al largo. Poi forse si fermarono per la notte. Magari qualcuno salì sull'albero sperando che il riflesso dell'acqua non fosse troppo forte. E continuarono. Il pericolo qui è proprio il cattivo tempo o la notte, perché entrambi impediscono di vedere dove ci si trova. Se sta piovendo, i coralli non si vedono. E immagino che un vascello così carico e quindi così pesante fosse molto difficile da manovrare attraverso la barriera corallina. La nave si porta vicino alla riva, forse a 3 chilometri di distanza dalla terraferma, per evitare di essere sospinta nei fondali più bassi. Ma ciò che l'equipaggio non sa è che c'è un altro pericolo, imprevedibile e mortale. È una tempesta improvvisa, così forte che non c'è tempo per scappare. Queste tempeste di solito si incontrano a nord, a Sumatra, e arrivano all'improvviso su un cielo magari sereno. Durano un'ora, forse un'ora e mezza, ma soffiano a 40 nodi. Le senti arrivare dall'odore, molto simile a quello della terra umida. E non c'è tempo di abbassare le vele. Attraversarono la barriera, profonda quanto bastava per passarci, ma la chiglia toccò per via delle onde. I coralli lacerarono il fondo della nave, che continuò spinta dalle vele, ma presto cedette, inabissandosi. In questa situazione, l'equipaggio ha pochissimi minuti per reagire. Il vento spinge il Sambuco contro il reef. I marinai abbassano rapidissimi le vele e cercano in tutti i modi di rallentare la nave. Ma è troppo tardi. Questi uomini che sono sopravvissuti all'Oceano Indiano e ai pericoli delle coste arabe, ora sono spacciati. La nave, con il suo prezioso carico e il suo equipaggio, è abbastanza forte da affrontare la baia traditrice. Il Sambuco non ha nemmeno il tempo di rompersi.
si inabissa tutto intero a 17 metri sotto il livello del mare. Nessun resto umano è sopravvissuto a quei 1000 anni di permanenza in mare. È possibile che alcuni cerchino di raggiungere la riva. Ma la nave si perde nei secoli con i suoi segreti tenuti nascosti dalle acque di Belitung per più di 1000 anni. L'impresa eroica di questo vascello e il fatto stesso che oggi sia stato possibile trovare queste prove archeologiche, tutto questo è davvero sorprendente. Il fondale è pieno di reperti. Non ci sono dubbi su quanto accaduto. L'esistenza di questa via marittima della seta ci dà l'occasione di comprendere come le civiltà usassero i rapporti e gli scambi continui nel tempo per imparare le une dalle altre a rispettarsi. È questo che porta le società a crescere e a evolversi attraverso la storia. Questo incredibile viaggio potrebbe essere stato uno degli ultimi del suo genere. A metà del IX secolo, la dinastia cinese Tang è lacerata da guerre interne. Le relazioni fra i musulmani e i cinesi si interrompono. Probabilmente le navi arabe e persiane non provano più a raggiungere le coste della Cina e i commerci tra arabi e cinesi terminano. Presto, tutto questo diventa solo il racconto di una remota epoca di viaggi per mare, fino ad oggi. Ora, questo vascello testimonia l'esistenza di una via commerciale tra le più grandi del mondo antico e di coraggiosi uomini che hanno dato origini alla leggenda di Sinbad il marinaio.